Ciao a tutti, oggi vi presento Caffè, un gioco da 1 a 4 giocatori della durata di 30 minuti consigliato dai 10 anni in su. Andiamo a vedere come si gioca alla versione standard del gioco. Ci sono poi anche una versione avanzata e una versione espresso, che vedremo in altri video. Per preparare la vostra prima partita di Caffè, prima di tutto dovrete andare a prendere il mazzo base, che sarà questo, andare a togliere dal mazzo base tutte le carte con la stellina qua presente, perché andranno usate solo nella modalità avanzata, e andare a togliere dal mazzo base tutte le carte con scritto espresso. A questo punto avrete effettivamente il vostro mazzo base per fare la prima partita. Dal mazzo base poi andranno tolte delle carte in base al numero dei giocatori. Per esempio, in 3 giocatori andranno solo tolte le carte con la stellina, in 2 andranno tolte 8 carte di quelle base e in solitario vanno tolte 16 carte. Questo perché? Perché a fine partita almeno vi renderete conto, senza contare i punti, che la partita sarà finita, dal fatto che le carte saranno ultimate. Andate a creare un magazzino con tutti i cubetti messi qua a disposizione, che sarà un magazzino comune a disposizione di tutti, che vi servirà durante il gioco. Andate a prendere 2 tessere del giocatore, che sono caratterizzate dall'avere sul fronte e sul retro lo stesso simbolino, e andate a piazzarle davanti a voi. Mettete un cubetto bianco sull'1 in maniera tale che vi aiuti a conteggiare le azioni. Voi inizierete con un'azione, se poi andrete ad accumularne di più potrete tenervi il segnalino in maniera tale da non perdervi nessuna azione nel gioco. Andate a mettere un cubetto per ogni colore in corrispondenza nel vostro magazzino, questo andremo a vedere dopo come funziona, e piazzate la vostra carta iniziale a disposizione di fronte a voi con un ampio spazio attorno, perché andremo a giocare a 360 gradi attorno a questa carta. L'ultimo giocatore che ha bevuto un caffè prenderà il segnalino di primo giocatore e si inizia. Il primo giocatore sarà il maestro del caffè. La prima cosa che dovrà fare sarà rivelare 3 carte e andare a proporle al giocatore alla sua sinistra, che ne dovrà scegliere una. Le carte possono essere o gratuite o a pagamento. Gratuite se non presentano una tazzina del caffè su di esse, a pagamento se presentano una tazzina del caffè. Il costo di ogni carta con la tazzina del caffè è un cubettino dal vostro magazzino di un colore a vostra scelta. A questo punto il giocatore alla sua sinistra andrà a scegliere la carta che vuole e la andrà ad aggiungere alla sua mano, al suo gioco. Il maestro del caffè andrà a rivelare una nuova carta, che andrà a creare una nuova scelta da 3, e si andrà avanti così a ruotare fino a quando tutti i giocatori non avranno avuto la possibilità di scegliere fra le 3 carte. Per ultimo il maestro del caffè sceglierà la sua carta, andrà in questo caso a pagare il costo di una tazzina. Io pago con un cubetto giallo per poterla aggiungere alla propria mano e andrà a scartare le ultime 2 carte. A questo punto si andranno a svolgere le azioni. Quando tutto il turno finirà, il maestro del caffè passerà il suo segnalino alla sua sinistra. Questa è la situazione. Io ho preso questa carta pagandola perché avevo una tazzina con un cubettino della mia riserva e dovrò andarla a piazzare. Per piazzarla si intende posizionare la carta in maniera tale che copra 2, 3 o 4 spazi delle carte sottostanti. Può coprire anche più carte, l'importante è che rispetti la regola di 2, 3 o 4 spazi. In questo caso, per esempio, posso andare a piazzarla così. Come vedete, così copre 2 spazi della carta sottostante e va bene. Vedo 2 tazzine disponibili, quindi sposto il mio segnalino sul 2, vorrà dire che avrò 2 azioni disponibili nella fase successiva. La mia carta va sempre posizionata in maniera tale da coprire 2, 3 o 4 spazi e come vedete ci sono carte, per esempio, con delle caffetterie che occupano più cubetti. Se io vado a coprire parzialmente la caffetteria, questa non potrà più essere utilizzata. Durante la partita vi potrà capitare di dover piazzare, di voler piazzare più che di dover, la carta in una posizione dove ci sono già dei cubetti. A questo punto andiamo a rimuovere i cubetti dove vogliamo piazzare la carta e andranno rimessi nella riserva generale. Una particolarità nel piazzamento sta nel fatto che se voi in piazzamento avrete poi 2 navi visibili, nel turno in cui dovrete acquisire le carte, nel momento in cui dovrete acquisire le carte, potrete prendere le carte con tazzina gratuitamente. Infatti le 2 navi vi daranno diritto allo sconto del prezzo per prendere le carte con tazzina. Arrivati a questo punto della partita dovremmo svolgere le nostre azioni. Il numero di azioni ce l'abbiamo segnalato qua, che sono 2 azioni. Le azioni le potete anche ricontrollare al volo guardando il numero di tazzine visibili in gioco. Infatti abbiamo 2 tazzine qui che ci daranno diritto a 2 azioni. Le azioni possibili sono 4: la coltivazione, l'essiccazione, la tostatura e la consegna.
Partiamo dalla coltivazione. La coltivazione prevede di utilizzare le iconcine che vedete che sono fatte a chicco di caffè. Questi chicchi di caffè vi permetteranno di coltivare. Con un'azione voi potrete coltivare. Come si coltiva? Io posso decidere per esempio di coltivare questo e metto un cubettino giallo e questo mi costerà un'azione, quindi poi avrò ancora un'azione disponibile da poter usare come voglio, a scelta fra quelle che ho. Oppure posso decidere di coltivare in questa zona qua. Come vedete, qua ci sono più chicchi di caffè adiacenti. Il fatto di poter coltivare questa zona qua, i chicchi si toccano, sono adiacenti verticalmente e orizzontalmente, mi permette con una sola azione di coltivare tutti questi. Quindi è un vantaggio il fatto di riuscire a piazzare le tessere in maniera tale che abbiano le azioni adiacenti. Infatti, in questo caso io potrò coltivare tutti questi al costo di una sola azione. Invece, avessi coltivato questo chicco qua laterale qua che non è adiacente a niente, mi costava un'azione per coltivare questo singolo chicco. La seconda azione che abbiamo è l'essiccazione. L'essiccazione è l'azione che si fa con queste icone qua, come vedete, e prevede di portare un colore sopra la casella dell'essiccazione. Io in questo caso decido di andare a essiccare i rossi e prendo tutti i rossi che ho in gioco e li piazzo su una casella essiccazione. Qua ne ho due adiacenti, funziona lo stesso trucco che funzionava per la coltivazione, quindi avendone due adiacenti potrò decidere un altro colore e andare a piazzare altri due, cioè questi due per esempio verdi qua al costo di una sola azione. Se questi non fossero stati adiacenti, ma la situazione fosse stata questa, io avrei potuto coltivare solo e unicamente questo terreno qua al costo di un'azione. Ovviamente, se voi riuscite a mettere tre terreni di essiccazione vicini, potrete essiccare per tre terreni con tre tipologie diverse. Regola importantissima: in questo terreno dove è presente questa essiccazione, per esempio di cubetti rossi, non potranno essere aggiunti altri cubetti, cioè fin quando il terreno di essiccazione non verrà svuotato, non potranno essere integrati ulteriori cubetti. E questo vale per tutte le fasi di gioco. La fase successiva prevede la tostatura del caffè. La tostatura si fa con queste immagini qua che vedete qua. Per tostare io devo prendere dei chicchi essiccati e andare a metterli nella tostatura. A questo punto posso prendere, decidere di tostare per esempio i rossi. Prendo tutti i rossi che ci sono in giro nelle varie essiccazioni e vado a metterli in tostatura. Quindi anche se sono in posti diversi vado a piazzarli e a metterli in tostatura. Vale anche per i chicchi di caffè quando andiamo ad essiccarli. Se avessi avuto due rossi qua e un rosso qua, potevo andarli a mettere in essiccazione nel momento in cui decidevo per i rossi. Qui ho una macchina da tostatura semplice qua da sola. Questo mi costa un'azione. Se avessi avuto la macchina da tostatura adiacente orizzontalmente o verticalmente, avrei potuto con una sola azione potevo tostare due tipi diversi di colori, sempre ammesso che ci fossero due tipologie diverse nelle varie essiccazioni che ho in gioco. Una volta finita la tostatura, la step dopo sarà la consegna, quindi se avrò ancora azioni in disposizione, potrò scegliere anche la consegna, cioè vado dalla tostatura a consegnarlo. Le consegne possono essere di vari tipi. Posso consegnarlo o a delle caffetterie che ho in gioco, in questo caso vedete che questa caffetteria mi chiede un cubetto rosso per raggiungere l'obiettivo, questa me ne chiede due, me ne avanza uno, lo posso mettere nel mio magazzino personale. I punti a fine partita verranno dati dai punti delle caffetterie in gioco visibili completamente e completate, quindi questa qua con solo un cubetto rosso non mi darà i 5 punti, me li darà se metterò anche i due cubetti restanti, e dai punti che verranno calcolati nel magazzino. Adesso vedremo come. Vi ricordo che i chicchi del magazzino non potranno mai essere presi per essere messi a posteriori in una caffetteria. Una volta nel magazzino, restano nel magazzino, possono essere usati per pagare le tazzine oppure possono essere usati per creare il punteggio finale, che adesso andiamo a vedere come si calcola. Una volta finite le nostre azioni, dopo aver fatto la pesca delle carte, averla piazzata e aver fatto le nostre azioni, il passaggio di maestro del caffè passerà al giocatore alla nostra sinistra e si andrà a ripetere il tutto fino a quando le carte non termineranno. A quel punto si andrà al conteggio dei punti.
Finita la partita andremo a guardare i punti fatti. A questo punto la prima cosa da fare sarà guardare le caffetterie complete. Questa caffetteria qua è stata completata, come vedete ha sopra i chicchi del colore giusto e a questo punto potremo prendere questi 5 punti. Qui invece non avremo completato la caffetteria, quindi questi 4 punti non ci spetteranno. Abbiamo 5 punti della caffetteria più. Nel magazzino andiamo a vedere le due tipologie di caffè che hanno meno chicchi. In questo caso prendiamo in considerazione la marrone e la gialla. A questo punto prenderemo 2 punti per ogni categoria di cui abbiamo meno chicchi in assoluto, quindi 2 per 1 fa 2 punti, e prenderemo 1 punto per ogni categoria di cui ne abbiamo al secondo posto di quella che abbiamo guardato, quindi 2 per 1 fa 2, quindi saranno 2, 4 e 5 lì. Andiamo a fare 9 punti complessivi. Ovviamente i punti in partita saranno più alti, ma questo è un esempio per farvi capire. Alla fine della partita, chi avrà totalizzato più punti sarà il vincitore e adesso andiamo a berci anche un caffè.